Amici telespettatori, ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Trentino Chiama Europa. Proseguiamo il nostro viaggio che ci sta portando a conoscere i fondi strutturali europei, occupandoci in particolare di progetti rivolti all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Mattia oggi è assunto in un'azienda privata con un contratto di apprendistato dopo aver svolto nella stessa azienda un tirocinio formativo. Grazie a Garanzia Giovani, il programma cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che sostiene i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non frequentano percorsi di istruzione o formazione, Mattia ha avuto infatti la possibilità di partecipare ad un progetto di formazione tirocinio attivato dalla provincia. Il programma Garanzia Giovani prevede diverse misure a sostegno dell'occupazione dei giovani che sono attuate in sinergia fra diverse strutture provinciali, Agenzia del Lavoro, Servizio Europa, Agenzia per la Famiglia, Natalità e Politiche Giovanili, con il supporto di enti accreditati. Sentiamo l'esperienza di Mattia. Mi ha dato l'opportunità di partecipare al percorso Garanzia Giovani, tramite il quale adesso ho un contratto di apprendistato. La prima parte del percorso mi ha portato alla formazione in aula, dopodiché ho potuto affrontare il periodo di tirocinio in azienda, e dopo il quale c'è stata un'assunzione da parte dell'azienda che ha creduto nella mia figura professionale e adesso appunto ho un contratto d'apprendistato. Mattia è stato fortunato perché l'azienda dove è stato assunto era già a conoscenza dell'opportunità offerta da Garanzia Giovani e quindi è tutto stato molto più semplice. È stata l'azienda stessa per la quale ho fatto un colloquio che mi ha indicato la possibilità di partecipare a questo progetto Garanzia Giovani. Un'altra opportunità attivata in Trentino grazie al Fondo Sociale Europeo è data dai percorsi formativi di 60 ore finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, ossia di quelle competenze che l'Europa ritiene fondamentali per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Mirko è regista teatrale e docente e anche per lui la partecipazione a tale percorso ha avuto un ruolo importante per l'inserimento nel mondo del lavoro. La professione c'era già e soprattutto mi hanno dato spunti per trovare nuove possibilità di mettermi in gioco, anche quindi diciamo anche mi hanno permesso di appunto aprire un mondo, aprirmi a 360 gradi verso nuove possibilità. Sicuramente un aiuto lo hanno dato e lo hanno fatto anche grazie a, diciamo, anche condivisioni, a punti di contatto e ovviamente anche delle conversazioni ulteriori che hanno permesso di conoscere, anche perché conoscere i fondi europei, noi pensiamo di conoscerli e fino in fondo invece è un continuo evolversi, è un continuo, una continua crescita, è un continuo vortice che continua a muoversi e non si finisce mai di imparare, ecco.